Logos Web Radio. Ciao a tutti della Bloggers Web Radio, un saluto da mio Yannicka. Oggi ragazzi della Mediateca di Bazzano, in occasione del corso PIP Web Radio, hanno intervistato Albe e Pepe di Simple Life, che ci hanno raccontato la loro esperienza musicale. Oggi siamo in compagnia di Albi e Pepe dei Simple Lies. Quando avete cominciato a suonare? Circa una decina di anni fa, poi è molto soggettivo, tipo io 10 anni fa. Poi ognuno ha scelto il suo strumento, la sua strada, insomma, ha capito cosa gli piaceva di più fare, ecco. E com'è nato il vostro gruppo? È nato da un'idea di due ragazzi, uno è lui e Albi e un altro che non suona più. Poi dopo ci siamo aggiunti tramite amicizie, conoscenze, quindi chiedendo di entrare a suonare. Più che altro per unire questa passione che avevamo tutti quanti insieme e fare qualcosa di carino. E poi diciamo che siamo nati un po' per caso, perché ci conoscevamo insomma tra le scuole, così, quindi ancora tutti un po' di cinnazzi, insomma, abbiamo voluto strimpellare qualcosa, poi le cose sono state un po' più serie, insomma abbiamo cambiato vari elementi del gruppo, quindi non siamo come eravamo in origine, è insomma già la terza bene o male formazione che cambiamo, quindi e io e Pepe siamo gli unici due insomma superstiti di questa formazione. Che tipo di musica fate e che cosa vi ha ispirati? Allora, il tipo di musica che facciamo è un tipo di musica un po' particolare, che prende spunto dagli anni Ottanta, da una musica ormai passata, quindi i Guns, i Deep Purple, gli AC/DC, le Zeppelin, e adesso invece siamo un po' cresciuti musicalmente, ci ispiriamo a gruppi più moderni, tipo Blackstone Cherry, Alter Bridge, Hardcore, Superstar, insomma adesso quello che va nella scena metal, hard rock, noi ci ispiriamo a quello, perché se diamo a della gente delle cose che sono già passate, loro potrebbero benissimo dirci, ma l'ha già fatto loro, perché lo state rifacendo, che senso ha? Diciamo che cerchiamo di unire la vecchia scuola con la nuova, per cercare di tenere magari la gente a cui piaceva la musica vecchia, ritrovarla anche in questa. Quanto conta il look nel vostro genere musicale? Beh, conta molto, perché diciamo che devi un po' venderti, devi offrire uno spettacolo e devi rimanere impresso. Anche perché se non rimani impresso la gente, dopo che hai suonato, non sa più chi sei, dice bene, è stato un bel concerto, però non mi hanno trasmesso niente. Se hanno un look particolare dicono guarda, questi danno un buon esempio, insomma sono particolari e sicuramente anche agli occhi di qualcuno più importante ti puoi riuscire a vendere, altrimenti sicuramente non fai niente. Inoltre, oltre al look, una cosa molto importante è comunque la musica. Di base ci deve essere la musica, poi comunque il look è una cosa in più che ci deve essere, non è forse in più, però molto importante, e quindi le due cose devono diciamo andare a braccetto. Che progetti avete per il futuro? Stiamo scrivendo un album, visto che eravamo partiti facendo un primo CD, un primo demo insomma, versione hard rock, abbiamo dovuto cambiare tutto con l'entrata di un nostro nuovo cantante, e stiamo scrivendo adesso un demo da mettere giusto sul sito, e poi dopo scriveremo un album insomma, completo, che fa un po' capire come siamo cambiati nel corso del tempo. Come vi promuovete? Avete un sito internet? Sì, abbiamo un MySpace e poi ci promuoviamo con Facebook o comunque con conoscenze, cerchiamo di dire a gente che ci siamo, che facciamo, ci inventiamo qualcosa. Poi un'ultima cosa che è forse la pubblicità migliore, magari, insomma, è concerti, insomma, lasciare forse un ricordo. Sito non sito, ma uno magari non ha internet o comunque lo vede e dice ma questi qua cosa fanno? Invece se un concerto lasci un bel ricordo, di sicuro è il miglior modo per promuoverti con la gente, che dà la voce a un altro, la passa la voce, passa voce, magari la voce arriva alla persona giusta. Ringraziamo i Simple Life per averci concesso l'intervista. Il servizio è stato realizzato da Amion Yannick Yan, Aldo, Agata, Mattia, Andrea. Un saluto da Bazzano per il Blog World Radio www.isblogs.it.